Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa sera siamo in compagnia di Franklin. Stiamo andando a fare una missione riguardo il suo negozio, una sua proprietà che potete acquistare, Smoke on the Water, il negozio. E il proprietario, cioè io, uno che lavora per Franklin, mi ha appena chiamato dicendomi di andare a vedere un punto sulla mappa perché sta succedendo qualcosa. Adesso è la prima volta che mi succede, non sapevo neanche ti potessero chiamare i tuoi dipendenti. Ecco, andiamo a vedere cosa succede. Attenzione, siamo quasi arrivati. E vediamo un po' che cosa cazzo stanno facendo. Recupera il furgone. Molto bene, mi hanno fottuto un furgone pieno di marijuana. Ottimo. Possiamo levare il punto d'arrivo, che ormai non ce ne facciamo più un cazzo. Ma posso farlo saltare in aria secondo voi, raga? Cazzo, a saperlo non ci veniva in moto, puttana troia. Ma poi che cazzo di camion c'ha? Quanto scanna? No, non posso neanche andare giù di qua. No. Non posso neanche tagliare, raga. Forse di qua. Eccoci qui, così. Un secondo l'ho guadagnato, dai. Sì, ma di sto passo non lo raggiungerò mai, minchia. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Ok, gli ho bucato le ruote. Cioè almeno una gliel'ho bucata. Ok. Oh, non muore, eh? Porca troia. Semino gli sbirri. La vedo durissima questo camioncino. Se mi va di culo, raga, di qua non mi vedo più. Altrimenti sono proprio fottuto. Vediamo, vediamo, una andata. Ahia, quest'altra qui si è fermata. Bella lì. Vuoi dirmi veramente che li ho seminati in sta maniera? Wow. Speriamo non prenda fuoco il furgone nel frattempo. Non ho un negozio dove farlo riparare prima. Non mi segnerò un cazzo. Non vorrei prendesse fuoco, Cristo. Proviamoci, va raga, proviamoci. Andiamo un po' più piano. Secondo me se si va piano non succede un cazzo di niente. Ci metti di più, ma se ne frega, ho recuperato tutto il mio... Oh. Tutto il mio carico, non ho perso soldi. Perché ovviamente avrete delle... acquistando il negozio avrete delle entrate settimanali, giustamente.
pare sia $5,000 a settimana. Comunque qualcosa del genere. Vi arriva il messaggio della banca via SMS. Raga, io ho paura che esplode tutto qua. Non c'è un negozio per riparare neanche a pagarlo. Tra meno di un chilometro sono arrivato. Andiamo piano, andiamo piano. Certo che se sbaglia anche strada. Ok. Piano, piano, piano. E 100 metri arriviamo. Io scommetto che a 100 metri mi prende fuoco tutto. Ne sono certo. Tagliando di qua così. E invece forse forse non succede un cazzo. Ok. Erba consegnata, meno male. È il mio cazzo di negozio. Ve lo faccio vedere comunque questo qua, raga. È sulla spiaggia, vicino alla palestra all'aperto. È questo. Adesso è chiuso. L'ho chiuso perché oggi è stata una giornata difficile, quindi non lo apro. Sulla mappa, ragazzi, ce l'avete qua. Ok, vicino alla spiaggia. Cos'altro fare? Vediamo un po'. Tanto di rifare questo. Fare un salvataggio al volo. Ok. Vediamo un po' che cazzo fanno. Vediamo dove cazzo è Trevor. Può essere che magari stia facendo qualcosa di strano. Vediamo. Barn dance is over, I guess. Dove cazzo è? A parte che sta mucca proprio verrà disintegrata immediatamente, proprio lui tutto ubriaco, raga. Wow. Fantastico. Fantastico, tutto ubriaco. Povera mucca. Ma vaffanculo, ammazzala sta mucca, calci nel culo. Leviamoci dal cazzo da qui, va. Oh, la volante dei carabinieri. Dei carabinieri. Dei pompieri. Ma che cazzo vuole questo? Ti consiglio di levarti, sai? Dove sono sulla mappa, tra l'altro? Andiamo con Trevor a fare un lancio di paracadute, va? Così poi stoppo il video. Ciao bastardo, scavalca, vai a prendere la mucca, va. Dai, eh. Aspettate, aspettate, cosa succede qua? Andiamo subito a vedere. Oh, oh, piano, piano, piano. Boh. Infatti, infatti. Dio can, dove l'ho mandato? No, vabbè, ma che cazzo volete? No, no, no. Me ne vado subito.
Vabbè. Andiamo a fare paracadutismo, va ragazzi, saliamo da qua. Oh, oh, oh. Dai. Ok. Dov'è? Eccoci qua. Dai, dai. Ah, ops, ho sbagliato, zia. No, no, ma non lo volevo rubare. Esco subito. Secondo me se faccio un giretto in zona e torno, lo ritrovo subito il paracadute. Facciamoci un giretto qua in zona, va ragazzi. La madonna. È successo. Boom. Andiamo tipo di qua. Ritengo... Eccolo lì che è già tornato, vedete? Andiamo pure. Perché ero abituato a rubarlo, no? Quindi ho tenuto premuto. In realtà basta che premi una volta. Eccoci qua, zia. Ok. Eccolo. Dove ci porta adesso? La caduta dell'alamo. Questi sono pazzi, guarda che roba. Usa R per guardarti intorno, vediamo un po'. Ah, devo atterrare lì, non ci credo. Vai, vai. Ok. Non credo di farcela, però. È tipo il secondo lancio in tutta la mia vita. E vaffanculo. Checkpoint saltato, capito? Mica facile. Piano, piano, piano. Ho capito, ma come faccio a prendere quella? Cioè, difficile, oh. Quanto cazzo va lento? Ok. Mi dà una ricompensa, cosa succede se lo faccio? Qualcuno di voi, raga, l'ha già fatta? Mi può dire cosa succede? Nei commenti scrivetelo, perché se mi portano a qualcosa, qualsiasi cosa, le faccio. Potrei farli tutti, faccio tutti i salti col paracadute del gioco. Ok. Non penso rilasci un cazzo, eh. Non so neanche se bisogna finirlo, se te lo fa finire al 100%, però. Oh. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo. E poi mi fa atterrare, no? Quelli da Rockstar sono riusciti a dare anche un senso a sto cazzo di minigioco del paracadutismo. C'è una roba allucinante. No! Lancio completato. Ah, vedi, bonus tutti i checkpoint. Comunque sì, ti dà una ricompensa. 20%. Totale $320. Va bene, dai.
Molto bene. Dove cazzo mi ha fatto finire? Molto bene, in mezzo a niente. Io ragazzi, direi che questo video posso stopparlo qua. Lo facciamo in compagnia magari di questo. Vi ringrazio per i like. Adesso mi incorna. Per i commenti, le vostre iscrizioni, ragazzi. Oh, ma che cazzo? E mi raccomando, seguitemi sempre, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bella lì cavalli, anzi in questo caso bella lì mucche. Bella lì. Ciao ciao.